Adesso vi faccio vedere come faccio la mia mug cake. Allora, ho messo un uovo, poi ho messo un po' di lievito, io uso questo, baking powder, ok, gluten free. Poi ho messo half scoop delle mie proteine, queste sono quelle che uso io, ok? Ho mescolato tutto con questa forchetta, potete vedere, è basso, vedete com'è basso, ho mescolato tutto. Poi io di solito batto così. Fa sì che venga un po' più omogeneo. Adesso metto dentro il microonde e io lo metto per 2 minuti, solo perché a me piace bella cotta. Ok? Come potete vedere si sta cuocendo, non so se si vede da qua, non si vede mica tanto. Ok, è pronta. Questa è qua dentro, ok? Ed è bassa, adesso ve la faccio vedere che la taglio. Ma io praticamente la tiro fuori, la sbatto un po' per tirarla fuori, ok? Non è che sia chissà quanto grossa in realtà. Più o meno, grossa così. Faccio vedere qua, il coltello. Io la taglio in dischetti. Quindi l'ho tagliata in dischetti, quindi poi questa è quella che voi vedete. Questo vabbè, il pezzo un po' che va a cagare, però poi dopo io poi la farcisco e poi questa è la mia mug cake che vedete. Ok, quindi qui l'ho tagliata, quindi questa è la mug cake che voi vedete poi che io faccio, tagliata qui in dischetti. Di solito io ci faccio la foto così, quindi voi pensate sia chissà che cosa, ma in realtà è normale. Questo è il pezzo sopra che di solito mangio, ma non viene nella foto. E questo è come viene. Adesso è caldo, dopo diventa un po' più dura.